Buonasera a tutti e benvenuti al nostro live meeting del GAL Castelli Romani organizzato in collaborazione con la CNA Roma e la CNA Roma Castelli. Liquidità e imprese sarà l'argomento di oggi. Per quanto riguarda la diretta su Facebook, siamo già online, quindi come vi dicevo prima potete tranquillamente oscurare la telecamera qualora non vogliate apparire sui nostri canali social. Per coloro che invece sono in attesa di essere ammessi, se Valerio per caso riceve qualche altro messaggio, può tranquillamente scriverlo in chat, ci pensiamo noi come registi poi ad ammettere le persone. Lascio la parola per introdurre il live meeting al direttore tecnico del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini, Patrizia Di Fazio. Grazie, grazie Simona. Colgo l'occasione per ringraziare tutta l'unità di animazione del GAL, di cui appunto Simona è responsabile per quanto riguarda la comunicazione. Ci sono con noi dietro le quinte l'ufficio stampa con Fabio Orfei, il responsabile tecnologie, videomaker e quant'altro, Francesco Russo Manno. Oggi siamo benvenuti al nostro incontro che ha un carattere estremamente operativo oggi, come tutti gli incontri che facciamo tendenzialmente il martedì, mentre quelli del venerdì hanno un'impronta un po' più istituzionale, insomma, meno tecnica. E quindi, per essere operativi, io vi dico innanzitutto che abbiamo raccolto insieme al CDA l'opportunità che la CNA come organizzazione ci mette a disposizione in relazione alla molteplicità di strumenti che in forma supplementare a quelli che il GAL gestisce per mission, appunto di cui la CNA comunque si occupa e che riguardano fondamentalmente l'accesso al credito, riguardando un po' tutti quegli strumenti che sono stati messi in azione in seguito appunto all'emergenza sanitaria. Tuttavia, perché abbiamo voluto fare questo incontro in questo momento? Perché, come voi sapete, il GAL è in pubblicazione con alcuni bandi di cui poi vi parlerò velocemente e altri sono in fase di pubblicazione sempre entro l'estate e quindi può capitare, abbiamo raccolto l'istanza di alcune aziende che in questo ginepraio, tra virgolette, a volte hanno difficoltà ad orientarsi, ma soprattutto poi a capire realisticamente cosa si deve andare a cliccare o quali numeri bisogna comporre per avere delle risposte immediate e prendere le decisioni che un'azienda deve essere in grado di prendere in maniera tempestiva. Ora, questi aspetti molto spesso non vanno troppo d'accordo e quindi noi l'obiettivo di questo incontro è facilitarvi in questa opera. Insomma, diteci poi alla fine se in qualche modo ci stiamo riuscendo o cosa non vi è piaciuto, insomma, così possiamo migliorarci. Io oggi appunto io ripercorrerò in maniera molto schematica i bandi che sono aperti, dopodiché darò la parola a Valerio Galeotti, che è il nostro consigliere in CDA della CNA Roma Castelli e che appunto ci rappresenterà uno scenario relativo alla liquidità alle imprese in questo momento, per poi dare la parola alla responsabile di CNA per quanto riguarda l'accesso diretto al credito, Sabrina Catalano. Ci saluterà in chiusura il presidente di CNA Roma Castelli. E detto questo, pregherei la regia di mandare in onda la slide relativa ai bandi in pubblicazione. E appunto adesso per questi bandi che vedete qui rappresentati è possibile fisicamente inoltrare la domanda sul portale SIAN. Sono tutti bandi dedicati alla competitività delle aziende agricole in forma singola, delle aziende agricole, delle aziende di trasformazione agricola, delle aziende di trasformazione e oltre a appunto una misura dedicata alle attività di informazione per i prodotti a marchio tutelati. Quindi si tratta del bando 3.2 che come vedete supporta le attività di informazione e promozione attuate da gruppi di produttori, la misura 4.1.1 che sostiene l'ammodernamento delle aziende agricole, mentre la 4.2 finanzia le aziende di trasformazione, delle le imprese agroalimentari.
Rispetto a questo pacchetto stiamo ogni mercoledì, lunedì, mercoledì a seconda delle istanze, il GAL ha impiantato uno sportello in presenza anche presso i propri uffici, seguendo le nel rispetto di quelle che sono le norme igienico, le norme insomma sanitarie, nonché il nostro piano piano della sicurezza per l'accesso alla sede, e quindi in totale sicurezza potete avere prendere un appuntamento con noi. E mentre i bandi che vedete rappresentati sulla schermata in questo momento sono i bandi che dovranno essere pubblicati, per i quali vi do alcune informazioni. La pubblicazione, arrivare alla pubblicazione dei bandi è un'operazione piuttosto complessa in questa programmazione. Vi dico che nell'ordine tra quelli che vedete esposti, il bando 641, quello che finanzia le attività agrituristiche e la multifunzionalità in agricoltura, è in dirittura di arrivo e quindi contiamo di poterlo veramente pubblicare prestissimo. Tra l'altro questo bando è stato anche leggermente semplificato per quanto riguarda la dimostrabilità delle autorizzazioni e in particolare per quanto riguarda il piano di utilizzazione aziendale. L'abbiamo in qualche modo reso differibile. Questo consentirà, speriamo, a molte aziende di non incorrere nelle difficoltà che abbiamo avuto nella prima pubblicazione. L'altro bando, e questo è uno degli elementi che si collega all'iniziativa anche oggi che faremo, che stiamo redigendo adesso, è il bando 621, che rappresenta una grande novità in questa programmazione della Regione Lazio e dei GAL soprattutto, perché finanzia le start-up in ambito extra agricolo. Anche per questo ci siamo alle battute finali. Giovedì 2 luglio avremo un incontro definitivo con la Regione per l'attivazione di questa misura, che ha la particolarità, come vedete, di finanziare al 100% sotto forma di premio nuove imprese per un minimo di 25.000, un massimo di 50.000 euro. Non mi dilungherei sugli altri tre, perché il bando 121 e 7, gli altri due sono riferiti al pubblico, a soggetti pubblici, e oggi non sono il nostro pubblico privilegiato. Quindi nell'ultima slide vi dico che stiamo anche c'è poi tutto il pacchetto dei progetti di cooperazione sul quale abbiamo fatto un webinar apposta, e quindi su questo c'è la necessità che appunto le aziende ci stanno chiedendo come portare avanti progetti di questo tipo. Stiamo già facendo sportello, perché il bando sostanzialmente è lo stesso di quelli che già abbiamo pubblicato, con alcune agevolazioni, ma l'impianto che avete, quello che avete adesso a disposizione, consente comunque di fare delle progettualità. Io ho finito con questa panoramica. Ci sono dei rumori di sfondo. Ok. Io ho finito con questa panoramica, e quindi rispetto a queste opportunità adesso passerei la parola, chiederei appunto a Valerio Galeotti qual è lo scenario degli strumenti possibili, soprattutto quelli della Camera di Commercio e della Regione Lazio, di cui loro si stanno occupando a disposizione per lo sviluppo appunto economico delle imprese dei Castelli Romani e Monti Prenestini. Grazie Patrizia, io mi associo ai ringraziamenti per il lavoro svolto da tutta la struttura del GAL, perché diciamo dall'inizio di questa emergenza ci siamo attivati fornendo informazioni attraverso il GAL in collaborazione con la CNA di Roma per sostenere in questa difficilissima fase gli imprenditori del territorio. Chiaramente questa emergenza sta cambiando molto e sta accelerando dei cambiamenti che erano già in atto. Noi viviamo una situazione per cui le imprese e gli imprenditori vivono una difficoltà molteplice sotto diversi punti di vista. È cambiato moltissimo il modo di comunicare e di relazionarsi, per esempio. Non è un caso che noi ci vediamo adesso su Zoom, in molti si sono pure stancati, oggettivamente, perché chiaramente in una fase di impossibilità di comunicare
Questo è stato il primo grande cambiamento. Lo smart working è un'altra modalità che sta cambiando notevolmente gli assetti territoriali. Oggi leggevo un articolo sul centro di Roma in cui molti si lamentavano del fatto che venivano a mancare proprio tutta una serie di clienti che erano negli uffici e che oggi non ci sono. E quindi questo, come dire, cambierà notevolmente anche in futuro, in una fase post lockdown, da settembre, ottobre, questo tipo di approccio. Come dicevo prima, questa emergenza ha accelerato anche alcuni processi. Per esempio il tema della burocrazia è uno di quei temi su cui noi stiamo spingendo fortemente su tutti i livelli, sia a livello locale che a livello nazionale, perché per esempio insomma, sono usciti diversi DPCM, ordinanze regionali, e una delle attività su cui ci siamo attivati immediatamente come CNA di Roma è stato proprio quello di codificare e fornire delle informazioni utili su tutte queste nuove procedure. Un'altra delle attività che abbiamo svolto immediatamente è l'attivazione di due task force. Uno sugli ammortizzatori sociali, che è un problema notevole per tutte le imprese, perché uno dei temi che rincorrono gli imprenditori è proprio il tema delle casse integrazioni, che purtroppo hanno veramente messo in grossa difficoltà la tenuta dei flussi di cassa degli imprenditori, che molto spesso hanno dovuto anticipare ai propri dipendenti la cassa integrazione. E l'altro grande tema, l'altra grande task force che abbiamo da subito attivato è proprio quello dell'accesso al credito. Ora, oggi, e io ringrazio di nuovo tutta la struttura del GAL che ha permesso questa iniziativa, abbiamo fortemente voluto, perché al netto dei 400 miliardi che lo Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti ha garantito le banche, e uno dei grandi temi è stato proprio il fatto che questi soldi non si sono poi declinati nell'economia reale, per cui gli imprenditori, come dire, l'hanno visti da lontano o proprio non li hanno visti. A prescindere da questo, il tema era fornire delle informazioni utili sulle reali opportunità che possono derivare, e su cui la collega in particolare fra poco vi darà informazioni tecniche, altre opportunità per riuscire ad avere invece liquidità, riuscire ad avere un margine per operare, perché poi il tema principale per gli imprenditori, ripeto, al netto della cassa integrazione, è proprio l'accesso alla liquidità, e quindi all'accesso al credito, che è uno dei temi, ripeto, che ha caratterizzato tutta questa fase. Io devo dire in chiusura vorrei fare due valutazioni, perché in questo scenario una delle cose che è emersa con grande forza è l'importanza dei corpi intermedi. Noi siamo stati, e qui ci metto un po' tutti, dall'associazione di categoria agli enti intermedi in generale, perché in una fase così complessa e così confusionaria, se non ci fossero state delle associazioni o degli enti che hanno sostenuto e continuano a sostenere le imprese, veramente sarebbe stato molto più complicato di quello che già è stato. Siamo stati e lo siamo ancora un presidio sociale, su questo veramente devo ringraziare pure tutti i colleghi della CNA che hanno lavorato con grande senso di responsabilità. E dall'altra parte, una cosa che a me piace dire agli imprenditori, ho avuto la possibilità anche giovedì, facendo un incontro con una serie di imprenditori del territorio, è di ragionare come se fossimo tutte quante di nuovo una startup, perché veramente questa emergenza ha cambiato ogni equilibrio. E se non riragioniamo con tutta una serie di nuove
metodologie, nuove modalità di riuscire in qualche modo a proiettarci anche rispetto ai cambiamenti che sono in atto, probabilmente avremmo più difficoltà rispetto a prima a poter competere. Vi faccio un esempio: è partito la settimana scorsa un corso che abbiamo organizzato con l'Università di Tor Vergata, con il direttore del Master in Business Administration di Tor Vergata, sul tema della cultura d'impresa. Oggi servono strumenti e opportunità per essere più competitivi. Non è più tempo dei grandi convegni, diciamo, delle attività che potevano essere sicuramente utili, ma oggi c'è bisogno di concretezza. Oggi gli imprenditori hanno bisogno di poche cose, ma certe, e purtroppo navighiamo nell'incertezza. Su questo noi abbiamo le idee piuttosto chiare, ed è il momento anche di fare rete. Per questo io apprezzo moltissimo anche la disponibilità, di tutta una serie di, realtà attive del territorio che poi in questa fase, ripeto, sono riuscite con grande difficoltà, ma sono riuscite a fornire delle risposte e spesso delle soluzioni. Perché la collega Sabrina Catalano, che adesso interverrà, è stata chiaramente inondata di richieste. Ovviamente la bacchetta magica non ce l'abbiamo, però vi posso assicurare che lavorando dalla mattina alla sera senza interruzione, molte imprese sono riuscite a sopravvivere attraverso questo tipo di iniziative. Allora, il tema è: cerchiamo di contaminarci, cerchiamo di acquisire maggiori informazioni, cerchiamo di acquisire anche la consapevolezza che solo ed esclusivamente facendo rete riusciamo ad acquisire quelle informazioni che ci servono per realizzare una serie di obiettivi e mettiamole a sistema, perché oggi le competenze ci sono, le intelligenze ci sono, ma anche attraverso strumenti digitali, strumenti innovativi, dobbiamo riuscire a raggiungere anche quell'impresa che sta lontano, diciamo, fisicamente, ma che necessita di questo tipo di opportunità. Non la faccio troppo lunga perché cerchiamo di entrare nel vivo della situazione, quindi diciamo, la protagonista di oggi è Sabrina, che ci fornisce questo tipo di informazioni, però l'ultimo, diciamo, appello che faccio è: come CNA, ma anche come GAL in realtà, ma tutte, ripeto, le realtà attive del territorio, questa è una grande sfida che oggi dobbiamo saper gestire nel migliore dei modi, e invito tutti gli imprenditori del territorio a romperci le scatole, perché poi alla fine le domande non costano nulla, le risposte potrebbero essere davvero significative. Per cui grazie ancora e lascerei la parola a Sabrina per introdurci poi quegli strumenti operativi che possono essere utili alle imprese del territorio. Grazie ancora. Grazie. Buonasera a tutti. Mi occupo di consulenza finanziaria alle imprese presso la sede di Albano. Ovviamente in questi mesi di smart working, un po' anche tutta Roma, tutto il Lazio, abbiamo lavorato in remoto, quindi abbiamo fornito assistenza un po' a tutti. Ovviamente ora piano piano stiamo rientrando nelle sedi e cercando di dare assistenza concreta in questo momento di difficoltà che è iniziato diversi mesi fa in maniera più acuta. E Coopfidi quindi ovviamente ha dovuto stare al passo con i vari decreti e tutto ciò che era necessario adottare concretamente quindi per le imprese. Abbiamo cominciato con l'assistenza nelle richieste di moratoria inizialmente e mi preme molto evidenziare che siamo stati di grande supporto per le domande di pronto cassa della Regione Lazio, che ora pare si siano sbloccate. Questo è quindi una piccola premessa per dire che anche noi abbiamo subito vari cambiamenti, abbiamo dovuto adeguarci anche alle convenzioni, abbiamo in qualche modo seguito un po' le indicazioni dello Stato da decreto, incrementando le nostre percentuali di garanzia, cercando di venire incontro agli imprenditori, diminuendo, abbassando anche i costi.
relativi al nostro intervento di garanzia. E su questo, ecco, mi preme evidenziare alcune misure che stiamo portando avanti, soprattutto quella relativa a un prodotto che è stato lanciato, ecco, qualche giorno fa, che è Restart Garanzia 100. Vedete la slide? Riuscite a vederla? No, aspetta, forse. Il tempo di condivisione passa qualche Sì, credo che secondo. ci sia qualche. Allora, aspettate un attimo. Qualsiasi cosa te le posso mandare io, Sabrina, fammi Sì, sapere. perché vedo che si è un po'. Eccola, Va bene, ti faccio io. No, eccolo, ci sei. Sta è arrivata? per arrivare. Ok. Restart Garanzia 100. Quindi, come già anticipavo, ovviamente interveniamo con la garanzia al 100% diretta Coopfidi per le esigenze delle piccole e medie imprese relative quindi al periodo di emergenza per maggiori costi e minori ricavi derivanti dal periodo di emergenza Covid-19, ma anche per potenziamento dell'attività lavorativa. E quindi sì, una misura che si riferisce soprattutto a mutui chirografari, aperture di conto corrente. Per i mutui chirografari il decreto quindi prevede la possibilità di richiedere dei finanziamenti a 6 anni con un preammortamento di 24 mesi, quindi con una rata molto bassa per 2 anni. Ma soprattutto, diciamo, la misura, questo strumento è abbastanza rivoluzionario e importante perché azzera le spese di ottenimento della garanzia e soprattutto c'è il rimborso degli interessi grazie al bando della Camera di Commercio e le commissioni che solitamente vengono pagate al buon fine in banca del finanziamento non vengono sostenute proprio dall'azienda. Quindi i costi, qui per fare un esempio per rendervi un po' l'idea, per una richiesta di 10.000 euro abbiamo delle quote sociali, ovviamente perché la Coopfidi è una cooperativa con sortile, bisogna associarsi, di 103,20 che vengono recuperati all'estinzione del finanziamento, delle spese per la lavorazione della pratica totali di 396,80 rimborsabili col bando più la quota interessi, quindi costo zero, interessi zero. Quindi è uno strumento sicuramente importante su cui abbiamo lavorato molto anche in accordo con le banche per avere delle condizioni e di tasso anche abbiamo rivisto un po' tutte le convenzioni con soprattutto Banca Popolare del Lazio, BCC di Roma, Sondrio con dei tassi molto competitivi, molto bassi. Ovviamente questi parliamo di una misura che non è quella del decreto liquidità del 25% garantiti al 100% Stato. Quindi qui siamo garanti noi, proprio Coopfidi al 100%. Okay. Quindi una misura su cui ci impegniamo con una garanzia abbastanza elevata. Quindi questo è uno strumento sicuramente che stiamo pubblicizzando molto perché ovviamente noi assistiamo l'impresa e cerchiamo di capire le esigenze e facciamo un'attività di anche come dire, di intermediazione con la banca che secondo me in questo momento dove c'è anche difficoltà ecco, a dialogare con le banche sicuramente è molto importante. E in più ci facciamo carico diciamo, di questa domanda da inviare alla di commercio che consente di azzerare praticamente il costo del nostro intervento e la quota interessi. Ciò si collega un po' a quello che è il bando sviluppo impresa che è nato, diciamo, non so se lo vedete anche questo, vediamo un po', mi volevo collegare. Allora, vediamo un attimo. Lo vedete? Bando sviluppo impresa? Credo ci sia sempre la slide di prima.
Sempre la slide di prima. Ok, vediamo se avvio. Eccolo. Ora vi appare? Tra qualche secondo. Perfetto. Ci vuole un po' di tempo. Ok. Allora, si ricollega un po' questa, diciamo, promozione al bando sviluppo impresa, che, come vi dicevo, è uno strumento che abbiamo sviluppato con la Camera di Commercio e che consente ai finanziamenti erogati con l'intervento di un Confidi di ottenere dei contributi nella forma di voucher fino a 15.000 euro, dipende se è ditta individuale, SNC, SRL, quindi ci sono vari parametri. Comunque i voucher sono di tre tipi, ovviamente riguarda sempre gli oneri di garanzia, il contributo conto interessi a fondo perduto, e un altro voucher che riguarda le nostre attività di consulenza, che secondo me sono molto importanti in questo momento per le società, perché andiamo quindi non solo a fare un intervento come dire, di consulenza finanziaria, ma proprio aziendale, quindi con un'analisi dell'efficienza, di rating, ovviamente anche partecipazione, sicuramente tramite webinar a dei tavoli di innovazione che vogliono dare degli strumenti agli imprenditori anche di relativi a marketing, web marketing e innovazione. Quindi si tratta di tre tipi di voucher: voucher abbattimento tassi di interesse fino a 7.500 euro, quindi con richieste che vanno da 10.000 a 100.000, abbattimento costo di garanzia e il voucher per le spese di consulenza. Mi preme anche evidenziare che questi sono bandi ovviamente pubblici, quindi è importante essere in regola col DURC, con il pagamento dei diritti camerali e anche debiti Equitalia, perché ovviamente c'è un controllo su questo tipo di situazioni delle aziende. Però ecco, anche questa è una misura che in realtà, ripeto, è attiva da novembre, c'è stato un ampliamento del contributo conto interessi e molte aziende proprio in questi mesi stanno riottenendo questo contributo, ovviamente con un notevole diciamo apprezzamento, perché hanno ricevuto dei fondi comunque a fondo perduto in un momento di difficoltà, quindi anche su questo sicuramente una misura molto apprezzata. E ripeto, si collega allo strumento precedente. Questo un po', ripeto, vorrei sempre dare risalto comunque allo sforzo anche di dialogo anche qui tra le parti e con le banche e con gli enti pubblici che facciamo sempre per sostegno alle imprese e per dare in questo momento tutte le opportunità di accesso al credito più agevolato con le agevolazioni più diciamo appetibili in questo momento, con contributi a fondo perduto che sono quelli che ci vengono più richiesti. Questo quindi è il bando. Io mi vorrei un po' collegare alle misure da decreto sulla base della, diciamo, del decreto di liquidità, su delle linee che stiamo lavorando con Artigiancassa BNL relative alle richieste dei 25.000 garantiti al 100% dallo Stato. In questo caso non siamo noi che garantiamo, ma essendo Artigiancassa Point abbiamo la possibilità di inserire direttamente le richieste sul portale, aprire conto corrente, stipulare i contratti, quindi agevolando tutto ciò che è anche qui il rapporto con le banche, perché il cliente si confronta direttamente con noi e gestiamo noi tutta la pratica sul portale. Quindi si tratta delle linee classiche, sempre da decreto, massimo il 25% dell'ultimo fatturato dichiarato fino a 25.000 euro, e da pochi giorni c'è stato l'ampliamento a 30.000 a 10 anni. E qui Artigiancassa ha dei tassi veramente competitivi che si aggirano sull'1%, sempre durata 6 anni con preammortamento di 24 per esigenze di liquidità,
relative al Covid. Bastano pochissimi documenti, c'è cioè una prefattibilità. Ripeto, noi riusciamo a monitorare tramite il portale la delibera, l'apertura del conto corrente e la stipula del contratto con la firma da remoto. Anche questo in un momento diciamo, in cui non era possibile fare appuntamenti direttamente, è stato uno strumento molto utile per gli imprenditori. E ha dato possibilità di accedere a finanziamenti a tasso molto basso. Ripeto, con una gestione diretta da noi che ha facilitato in qualche modo anche nuove aperture di conto corrente, perché ovviamente molte società si dirigono presso gli istituti dove hanno, ripeto, già un conto attivo, però magari non ci sono le stesse condizioni e le stesse possibilità offerte da Artigiancassa. Su questo abbiamo dato grande, grande supporto. In realtà è un po' queste sono le novità. Poi c'era un'altra slide, ma magari dico un po' a voce, è il fondo rotativo, che è una misura che gestiamo in realtà da 3 anni, gestito dalla Regione Lazio, che dà la possibilità di richiedere fino a 50.000 euro a tasso zero. Diciamo, non è importantissima la slide perché noi ora, anche attraverso in realtà il bando della Camera di Commercio, riusciamo comunque a garantire questo tasso zero fino a 50.000, anche più. Però a volte magari c'è un'istruttoria che non è bancaria, si va proprio al di fuori del sistema bancario tramite questo bando, per cui può essere un'alternativa, sempre per richieste di liquidità o investimento. Quindi sicuramente anche questo può essere utile. Ovviamente noi durante la consulenza cerchiamo di individuare quale può essere lo strumento più adatto al caso aziendale, quale può essere la necessità e lo strumento poi più adatto. Questo un po' in sintesi, quello che abbiamo, diciamo, fatto in questi mesi e i bandi che sono attivi. E quindi magari se ci sono anche delle domande o degli approfondimenti, io posso rispondere tranquillamente. Ho dei dubbi. Sabrina, una domanda, una curiosità. Rispetto al fondo rotativo, no? Sì. L'investimento, cioè qual è la motivazione, visto che non è una valutazione di requisito, no? Che quello poi se c'è o non c'è, dirimente, ma c'è una valutazione nel merito da quello che sono riuscita a capire. Allora, Che tipo di progetto, quali sono le idee che magari nello storico che voi avete a disposizione sono state più utilizzate come positive, insomma? sì, vorrei fare una piccola parentesi, che ovviamente sulle linee da 25.000 e 30.000 si dice che non ci dovrebbe, o comunque dovrebbe essere un po' più snella la valutazione di merito creditizio, o comunque non c'è bisogno di giustificare. Ovviamente con preventivi o fatture, la richiesta di finanziamento. Ovviamente per il fondo rotativo è un bando, anche questo pubblico, è destinato, ripeto, anche qui alle esigenze di liquidità o ad investimenti che possono essere soprattutto quelli relativi a acquisto macchinari, attrezzature, arredi. Queste sono le voci principali, ciò che è strumentale. Poi c'è una parte che può essere prevista o per emulare o lavori di ristrutturazione in quota parte. Qui la differenza, diciamo, è che bisogna in qualche modo rendicontare dopo almeno 12 mesi con presentazione di fattura, pagamenti ed estratti conto, perché sono fondi appunto comunitari gestiti dalla regione e va inviata una rendicontazione. E questa forse è anche la differenza rispetto alle altre linee di finanziamento gestite dalle banche con decreto, soprattutto in questo Posso fare momento. una domanda? Devo lasciare. Il fondo rotativo è cumulabile con il decreto liquidità, eventualmente? Sì, Sono cumulabili. non c'entra niente con le percentuali del 25%,
dalle misure da decreto. Quindi... Non ho capito bene, però il fondo rotativo è finalizzato comunque ad acquisto oppure a fatturazioni obbligatorie? Sì, in qualche modo sì, dopo 12 mesi va rendicontato. Si può fare, ripeto, anche per esigenze di liquidità, ovviamente se c'è in un anno, ovviamente si riescono a giustificare gli acquisto scorto, il pagamento al fornitore, particolari esigenze di circolante per la gestione dell'attività con fatture, quello rientra in una sorta di liquidità dell'azienda. Però, cioè, mentre all'inizio si basta fare una semplice relazione, presentare una semplice relazione, dopo 12 mesi va fatta rendicontazione. Pensavo che era lo strumento, non ho messo la slide, e invece forse è quello che interessa di più. Okay. Io vi devo lasciare, scusate, arrivederci. Va bene, arrivederci. Ciao Carlo, grazie. Alla prossima, grazie mille. Anche qui ovviamente è uno strumento importantissimo essere in regola col DURC, è proprio tra i prerequisiti. Rispetto ad altri, sì, ci sono anche altri requisiti, quali essere costituiti da almeno 36 mesi e non avere impegni bancari a scadenza superiore a 100. Quindi ci sono, diciamo, sul fondo rotativo alcuni paletti diversi dagli altri strumenti. Per questo dico, ogni volta che c'è un appuntamento si cerca di capire quale può essere lo strumento più adatto. Per esempio il Restart Garanzia 100 è destinato anche a start-up, per chi vuole avviare attività imprenditoriali, anche acquisto azienda, ok? Quindi magari su una start-up non può accedere al fondo rotativo. Queste poi sono dinamiche che vengono fuori in appuntamento, e cercare di, sulla base dei vari paletti, dei bandi, di accontentare o comunque portare avanti e lavorare la pratica più opportuna, ecco. Guarda, io scusate, una cosa per me importante sulla base di quello che diceva Sabrina, ma in realtà anche sulla base che diceva prima Patrizia, la capacità poi di mettere insieme tutta una serie di opportunità, che può essere un bando GAL, un'opportunità che può derivare dalla Camera di Commercio piuttosto che dalla Regione, può essere un modo per avere una visione strategica di quell'impresa, perché oggi è necessario, quando dicevo fare rete, mettere insieme oltre che le opportunità anche le competenze, e questo è lo sforzo che stiamo facendo. Ora, al netto delle valutazioni per cui lo Stato doveva dare fondo perduto direttamente alle imprese piuttosto che passare per le banche, eccetera eccetera, la cosa che a me preme particolarmente è capire invece le soluzioni che ci sono, perché al netto di tutto poi bisogna dare delle risposte che siano attuabili da subito, per cui sia per quanto riguarda i bandi del GAL, sia per quanto riguarda tutte le altre opportunità, e adesso mi veniva in mente per una startup lì c'è la possibilità con il bando del GAL di usufruire di una misura, dall'altra parte se c'è la possibilità di accorpare un'ulteriore capacità di credito, perché no? Allora su questo l'invito è fatevi perlomeno una chiacchierata con chi conosce questo tipo di misure. Allora forse potremmo fare anche una cosa. Al di là dei contatti diretti che sono comparsi in basso a destra nelle slide che ha pubblicato Sabrina, voi considerate che per facilità, se volete, potete anche richiedere nell'ambito dello sportello del GAL eventuali informazioni complementari. Poi con la CNA non credo che sia un... insomma, ci pensiamo noi poi a distribuire, insomma, i contatti in funzione delle esigenze, insomma. Rispetto invece a quelle cose di cui ci avete parlato fino adesso, io volevo capire se chi vuole poi fare istanza, cioè se c'è un abbiamo già un tempo in cui dalla domanda si è realizzata l'approvazione della proposta, non diciamo l'accredito dei soldi, perché forse è un po', insomma, una domanda un po' così, però
Cioè, oggi se io decido che voglio aprire o fare istanza a uno di questi strumenti, se c'è già un minimo storico di cantierabilità e quindi dare un esito all'azienda, oppure no. Primo. Secondo, se da un punto di vista progettuale, diciamo, se voi fate tutto col contatto diretto, cioè in quel momento si mette a fuoco insieme a voi la parte progettuale, vengono aiutati gli operatori anche a scrivere la proposta, perché nel caso ad esempio del GAL noi in molti casi diamo dei formulari base che poi loro riempiono, poi dopo noi diamo informazioni, però non c'è proprio questo servizio di compilazione, cioè l'azienda si deve trovare il tecnico, insomma. Invece nel caso vostro eventualmente voi avete un formulario che mettete a disposizione, oppure lo fate insieme all'azienda. Ecco, questi aspetti un po' più di tutti i tecnici. Giorni. Ok, allora sui tempi a volte è un po' difficile rispondere, perché, ripeto, gli strumenti sono diversi e magari anche le banche, a volte ho notato che dipende dalle filiali, dalle persone, e di questi tempi ovviamente è ovvio che anche le banche hanno una mole di lavoro non indifferente. Questa è la premessa. Dopo di ciò, io indicativamente, anche per le richieste che sto seguendo direttamente o con Artigiano Cassa, ma anche con altre banche a cui ho inviato delle richieste, diciamo che un mese e mezzo tra noi, comunque per l'avvio della domanda, diventare soci Coopfidi e inviare tutto poi alla banca. Poi in realtà c'è anche un'attività di consulenza, cioè è molto difficile stabilire, perché io chiedo dei documenti al cliente, quindi cerchiamo di strutturare la richiesta, mi confronto con la banca. Quindi cerco, c'è anche questa tempistica di avere comunque un confronto con la banca e capire la banca se un minimo di risposta, non dico una delibera, però una valutazione di massima e del settore, della richiesta e quant'altro. Dopodiché noi ci occupiamo di tutto noi, cioè dopo l'appuntamento ovviamente col cliente e l'invio dei documenti, noi ci occupiamo dell'inserimento della richiesta, dell'invio ovviamente della consulenza e assistenza in banca, ma anche dell'invio proprio cartaceo della richiesta di finanziamento di garanzia in banca, e cerchiamo di seguire tutti i vari passaggi anche in banca, chiamando e interfacciandoci direttamente con i direttori e gestori. Però indicativamente mi sento di dire, soprattutto di questi tempi, che un 2 mesi ci vogliono per arrivare all'erogazione completa, anche perché ci sono anche i tempi di delibera del fondo di garanzia, anche quello, quindi non c'è solo la delibera nostra della banca, ma anche del fondo di garanzia, quindi anche lì ci sono delle tempistiche. Quindi se devo dare indicativamente potrei dire 2 mesi, ok? Però ci sono state anche pratiche che si sono chiuse in meno. A volte ci sono, chi è più fortunato, mi sembra brutto dirlo, però magari ci sono delle domande che il fondo di garanzia ha deliberato prima di altre domande che avevo lavorato precedentemente. A volte capita. Quindi su quello magari noi, ripeto, abbiamo anche un ufficio che si occupa appunto di istruire e di, insomma, anche un confronto di tutti i documenti col medio credito centrale, però molte volte dipende appunto da organismi che non riusciamo a gestire direttamente. Sabrina, scusa, e col fondo rotativo è la stessa cosa? Fondo rotativo, il bando prevede proprio 45 giorni per l'erogazione dal momento in cui si invia la domanda. Anche questo bisogna sottolinearlo, tramite firma digitale, perché oggi tutto ciò che avviene sulla piattaforma Fare Lazio avviene con chiavetta con firma digitale. È anche vero che il fondo rotativo funziona un po' in questo modo, cioè i fondi vengono stanziati, poi finiscono e
Poi a volte, quindi noi abbiamo comunicazioni che stanno finendo, quindi ci possono essere delle domande che rimangono un po' in sospeso, poi quando viene rimpinguato nuovamente il fondo, ritornano quindi ad essere erogate le pratiche, Quindi ok? il Però, bando, per esempio, adesso è aperto. per esempio, il bando in questo momento, ovviamente essendo gestito dalla Regione Lazio che sta dando grande importanza al pronto cassa, che sono arrivate tantissime domande, ovviamente in questo momento è abbastanza bloccato, quindi si presume che ripartirà attivamente da settembre, ok? Quindi quando avranno finito tutte le erogazioni per il pronto cassa, molto probabilmente da settembre, ripartirà attivamente il fondo rotativo. Quindi diciamo un fondo che riparte, finiscono i fondi e continuano. Una cosa importante che ci tengo a sottolineare, chiaramente invito pure gli imprenditori a fare delle valutazioni a medio termine, nel senso non arrivare sempre all'ultimo, e quindi una consulenza finanziaria è importante anche per gestire i tempi e valutare le diverse opportunità, anche perché poi si capisce anche meglio sia per la disponibilità di tempo, sia per la disponibilità di risorse, qual è la strada migliore. Una cosa importante che comunque va detta, perché hanno funzionato poche cose in questa emergenza rispetto ai due grandi tempi che dicevo prima, di accesso al credito e di ammortizzatori sociali. Però rispetto al pronto cassa della Regione Lazio bisogna dare merito alla Regione che aveva stanziato 105 milioni di euro in prima battuta, per cui calcolate che erano fino a 10.000 euro a tasso zero, quindi considerate che erano circa 10.000 le richieste che potevano essere soddisfatte. Nel momento in cui sono arrivate oltre 40.000 domande, la Regione, con un'operazione con Cassa Depositi e Prestiti, è riuscita ad arrivare ad una dotazione di circa 400 milioni. Quindi significa che tutti coloro che poi hanno fatto domanda gli è stato poi erogato. Credo che l'altro giorno l'assessore abbia detto che insomma erano state erogate oltre 30.000, Ora sì, saranno erogate tutte. quasi tutte. Allora, su questo pure il valore di un'associazione come la nostra, che ha rotto le scatole parecchio, in questo caso alla Regione, che è stata molto sensibile a questa tematica, è di fondamentale importanza, e la stessa operazione la stiamo facendo con le banche. Ripeto, non abbiamo la bacchetta magica, però quando poi incontri, e qui bisogna dirlo, un'amministrazione che poi crede in quello che fa, i risultati si ottengono. Qualcuno potrà dire sì, ma 10.000 euro non sono nulla, dipende. Dall'altra parte non bastano, evidentemente, bisogna continuare a trovare soluzioni, però bisogna anche che gli imprenditori seguano e propongano, perché poi tutta una serie di misure noi le richiediamo anche sulla base di un ascolto continuo con le imprese del territorio. Ok, io a questo punto darei la parola al presidente. Siamo nei tempi. Se ci sono domande ulteriori, diciamo, la regia ci avvisa. E diversamente darei la parola al presidente Gasparri di CNA Roma Castelli. E a te la parola. Grazie. Io innanzitutto volevo fare un ringraziamento al GAL, alla struttura del GAL, ma a tutte le persone che nel GAL ci operano, e questo per significare che questo far conoscere agli operatori, agli imprenditori, le iniziative che ci sono per in qualche maniera dare un contributo agli imprenditori è un lavoro che secondo me va fatto in continuazione, in continuità soprattutto. Un altro ringraziamento alla CNA, perché sul territorio si sta operando, e in questo periodo ha operato attivamente con tutta la sua struttura. Io parlo da imprenditore. E come imprenditore, sapere che c'è qualcuno che può dare una mano a un'azienda per aiutarla a
nella burocrazia di tutti i giorni è una cosa obiettivamente utile e indispensabile. Da imprenditore devo ricordare che qualche mese fa la situazione era talmente brutta, difficile, che si pensava soprattutto alla salute e non si pensava a come andava l'azienda. Subito dopo abbiamo visto le conseguenze di questo coronavirus. Abbiamo visto le difficoltà nella ripresa di tutti i giorni, abbiamo verificato le difficoltà che ci sono state e che ci sono ancora con le banche, e quindi mettere insieme la burocrazia, le banche, la burocrazia delle banche, che nel frattempo è uscito fuori come uno di quei mali che sapevamo che c'erano sotto sotto, che però in questo momento sono usciti nel momento più brutto e più difficile di questi ultimi anni. Sapere che ci sono delle organizzazioni, delle realtà che in qualche maniera aiutano queste aziende e aiutano questi imprenditori è importante. È importante perché in qualche maniera la consulenza significa indirizzare pure l'azienda in una maniera o nell'altra, nel senso fare come CNA addirittura facciamo delle ricerche di mercato, ci sono dei professionisti che aiutano gli imprenditori a far capire meglio se un'azienda si sta muovendo verso il settore giusto e verso il cambiamento giusto. Un'altra cosa mi preme ricordare, che quando si parla di burocrazia con le banche, purtroppo si trovano, come diceva giustamente Catalano, si trovano dei direttori che sono più o meno consenzienti alle esigenze che c'ha, ti indicano e ti danno una mano per raggiungere gli obiettivi che tu pensi di raggiungere. Purtroppo incappi in certi direttori che dicono: io tra qualche anno vado in pensione, quindi non me ne importa niente se a te ti occorrono 10.000 euro e te li posso dare, ma non te li do perché non me ne importa niente. Quindi c'è questo malcostume, questo modo di sentirsi ancora suddito e non cittadino di una realtà come può essere la realtà italiana in questo momento. L'altra cosa che mi preme sottolineare è come noi stiamo facendo questi sforzi per salvaguardare, per valorizzare di più il nostro territorio. Il GAL, la nostra associazione a livello dei Castelli Romani, sta sempre di più cercando di legare con altre organizzazioni, altre strutture, altre realtà, altre attività che ci sono sul territorio, proprio per non solo dare una mano, ma legarsi per fare in modo che ci sia una consapevolezza che il nostro territorio va valorizzato, valorizzato nel miglior modo possibile, perché non siamo soltanto i paninari di Roma, non siamo soltanto le fraschette di Roma, ma siamo anche una realtà economica importante che si verifica giornalmente, quando all'interno della nostra gente c'è qualche imprenditore che va all'estero e comincia a avere dei rapporti fuori i Castelli Romani. Quindi la valorizzazione del territorio per tutto quello che c'è, la storia, la cultura, la tradizione, la cucina e tutto quello che c'è dietro, ma soprattutto perché ci sono imprenditori capaci che alla fine ci avranno e ci hanno in questo momento anche una prospettiva al di fuori, non soltanto dei Castelli Romani, ma addirittura all'estero. Quindi per valorizzare in meglio di più le imprenditorialità che abbiamo sul nostro territorio è giusto che il GAL, CNA e altre associazioni, altre organizzazioni danno una mano e danno delle risposte concrete a tutte quelle prospettive che si possono aprire per il futuro. Grazie. Bene, io ringrazio Mauro, grazie mille per l'impegno, la passione
che profondi in questa tua attività di rappresentante degli imprenditori dei CNA nell'area dei Castelli Romani e Prenestini. E chiedo se ci sono altre domande, e altrimenti il nostro incontro ci potremmo anche aggiornare al prossimo webinar. Seguiteci su Facebook per restare informati e sul nostro sito. Scusa Patrizia, posso aggiungere una cosa? Certo. Visto che è diretta Facebook, facciamo in modo di condividerla così ai nostri amici, ai nostri conoscenti, ai nostri imprenditori, la possibilità di poterla allargare il più possibile per tutte quelle esigenze, ma soprattutto quelle opportunità che ci state dando? Sì, guarda, questo credo Simona poi me lo conferma che sia previsto. Noi stiamo registrando, facciamo questa diretta in modo tale di allargare la base interessabile alle nostre iniziative, e le condivisioni sono obbligatorie, credo, insomma. Simona, tu vuoi darci qualche indicazione operativa? Il video resterà sicuramente sulla pagina del Gal Castelli, quindi sarà sempre a disposizione. A partire da pochi minuti dopo la chiusura della diretta potremo ricondividerlo tutti sui nostri canali, e lo ricondivideremo anche sul sito del Gal a partire da pochi minuti al termine della nostra chiacchierata. Se non ci sono domande e non si prenota nessuno in chat, possiamo anche cominciare a salutarci. Vi ringrazio tutti, ringrazio la CNA, Valerio, Sabrina e Mauro, gentilissimi oggi per essere stati qui. E Patrizia, dici tu? Dico buonasera e ci rivediamo presto, d'accordo? Buonasera a tutti, grazie buonasera. A tutti, grazie. Buonasera.